Se apro la mappa di Fortnite, il video finisce. Bella ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore, inserite il codice creatore Fort così come vedete a schermo, poi accettate, e da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Allora dai, pia st'arma. Dai. Dai, questo arriva subito? No, sta sopra, va bene, va bene. Scusatemi un attimo ragazzi l'apnea iniziale fin da subito, ma come avete visto la situazione non era delle migliori. A posto, un altro a terra. Ragazzi, vi dico da subito che ho 40 di ping, quindi questa sfida già non sa da fare. Già è difficile di suo perché non sappiamo dove muoverci e dove spostarci. Con 40 di ping poi ci diventerà anche complicato fightare. Sì, decisamente questo tipo non sapeva giocare. Il primo che abbiamo incontrato, veramente, per non riuscire a eliminarmi dopo tutti quei try, aveva seri problemi di mira, molto più grandi dei miei. Che sfida è? Se apro una mappa il video finisce. Stanno fightando a destra, vabbè, prendo la Lembo. Tra l'altro, Lembo che addirittura ha imparato a volare di recente. Teoricamente, perché ho visto, esatto, sta un nemico. Solo che raggiungerlo sarà un po' lungo come processo, sì. Ah, tra l'altro sta arrivando anche una macchina che sta fluttuando sull'acqua. Ma che sta a fa'? Scusi, ti buco una ruota? Ti offendi? Sono decisamente confuso. Ma cosa sta accadendo? Ma che? Ma che mi significa? Ma cosa sta facendo? Sta farmando? Ma credo stia farmando. Mamma mia. Va bene. Non faccio ulteriori domande. Mi conviene usare l'auto per muovermi. Esatto, perfetto. È stata una buona mossa in fondo. Mi ha protetto quanto doveva. Peccato perché potevo fargli anche più danno. Però non credo me lo permetterà. Oddio, forse però sì invece. Perché stranamente non mi sta... non si sta curando. Immagino che per non curarsi non abbia cura. Invece ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Voglia se ce l'ha. A parte che ho finito i materiali. Io ho finito anche sfortunatamente i colpi di arpione, quindi non posso permettermi di fare questa cosa. Mamma mia. Ok, mi è andata bene. Vediamo un po'. Accetto volentieri. Chiudi qua e curiamoci. Ok, questo c'aveva pure un medikit. Me lo sparo, solo che ho tipo due di materiale. Non è il top. C'è qualcosa da vedere, capito? Oddio, ragazzi, la safe. Ragazzi, la safe. Ragazzi, la safe. 1:30 la safe sta correndo come veramente poche cose che ho visto nella mia vita. Mamma mia. C'ho 1:30, no raga, devo via la Lamborghini che stava prima. Cioè sono 10 volte più veloce con la barca che con l'auto, veramente scandaloso. Barca best veicolo forever. No, safe, ti vuoi fermare? E nammo? Questa che serve, è bella lunga. Un palo in utilizzo. Non mi piace sta cosa. Vediamo se sta venendo ancora utilizzato, ma immagino di sì. Ci sta. Colpo sbagliato, avrei dovuto aspettare. Mi spiace, dude. Mi spiace molto per te, ma ti ho massacrato. Allora, la safe è partita 1:50. Però non mi sembra che sia velocissima. Però devo andare in questa direzione. Avanti. Devo seguire la strada. Questo l'ho capito. Se utilizzassi il corso d'acqua, un piccolo vantaggio riuscirei a prenderlo. Non posso aprire la mappa, mi stava venendo spontaneo. Andiamo, dai. La zona di Pleasant non presenta amici. Apparentemente. Vorrei tanto aprire la mappa per vedere dove si chiude la safe, ma non posso. È più forte di me, ragazzi. Ho sentito degli spari qua di fronte, però credo che fossero abbastanza lontani. O fatemi capire un attimo dov'era la gente, perché io sentivo degli spari provenire da qui, però potrebbero starmi sia tanto alle spalle, sia su quell'altra isoletta. Non ne ho idea, ragazzi. Tra l'altro ci sono diversi bug grafici qua. Io ero convinto fossero nemici. Ero convintissimo. Ho sparato tutto felice di essermi portato a casa una kill. Invece... e invece no. E invece proprio no, ragazzuoli. Io. Vediamo un po' se riesco a... ti è andata male, mate. Uh, 30 di ping. Fortunatamente mi è sceso nel momento più adatto. È qualcosa che mi interessava. Non credo altro. Perfetto. Mi spiace per la tua Lembo nera, man. È l'unico rimpianto che ho avuto nel distruggertela. Allora, calmi tutti, prendiamoci gli oggetti di sta gente, perché avevo visto, esatto, roba interessante. Niente male. E siamo ancora in 6, ragazzi. Allora, ho aperto la mappa? Sì o no, ragazzi? Sono confuso. Vabbè, intanto continuo a giocare, dai. Quando comunque dobbiamo giocarcela. Ma che? Ah, c'hai guanti di Wolverine. Non li avevo mai visti. Oh, ma c'hai un tizio sotto, ma ti svegli? Che spari a fare a me? C'è un tizio Wolverine sotto che sta sfondando tutto, sbaglio? Vabbè, frate, mi spiace per te. Addosso al nemico, non spararmi, non spararmi. Bravo, bravo, bravo. Capito.
il mio più grande amicone, dai. È passato? Non ho capito se è passato. Credo di no. Infatti, la struttura è mia. Solo che si è chiuso. Spero solo che non ci facciano cadere. No, non ci fanno cadere. Se solo mi fa cadere, anzi. Bella per te, man. Meno male che non mi ha dato manco un colpo. Scar eviterei. Wolverine anche. Che non so utilizzarlo, ragazzi, quindi evito magari, eh. Magari lo utilizzo prima in altri momenti più tranquilli. C'è una sola persona, è un 1 versus 1. E credo che quella persona sia lì. Infatti sì. Voglio mettermi in una posizione di vantaggio in modo da non farlo arrivare qui. Devo trovare un modo per holdarlo necessariamente. Non ti conviene rifare questa cosa dato che sei scarso, te lo dico col cuore. Fammi cadere. È l'unica cosa che puoi fare in modo da riprenderti il vantaggio, a meno che non te lo do io. Ok, questa mossa mi è piaciuta un sacco. GG. Ma qualcuno mi spiega che arma è? Perché questa non è l'arma di Tony Stark. Cioè, questo è tutto tranne che l'arma di Tony Stark. Ne sono ben che convinto. È il martello di Thor. Vero. Vero, vero, è il martello di Thor. Giusto. Non ci avevo pensato. Non so che poteri abbia il martello di Thor. Materiali ce n'ho, sì. Voglia se ce n'ho. Frate, è andata male, dai. GG. Ragazzuoli, siamo all'esi, senza mappa, sfortunatamente, perché la sfida di oggi l'avete ben letta. Quindi, vediamo un po' di cavarcela. Il boss più o meno passava in zona, credo un paio giusto di nemici dovremmo trovarli. Però poi del resto non dovremmo avere troppi problemi. Fatemi dare una controllatina veloce, non mi sono azzeccato a terra, stranissimo. Ma accetto volentieri, comunque, la fortuna. Dovrebbe stare sotto, sbaglio? Sì, ok. E già senza mappa, orientarsi sarà complicato, specialmente perché dovremo capire dove si muove la safe e andare nella direzione apposta. Dover pensare pure ai nemici intanto non è una grande cosa, insomma. Allora, a posto, possiamo anche pullarci. Madonna, stavo leggendo la chat. Parlando di chat, ragazzi, come se non fosse successo nulla, vi ricordo, io queste sfide le registro mentre sono in live sul sito Viola con i ragazzi che mi controllano. Quindi, ragazzuoli, non posso imbrogliare. Se anche voi volete vedere i video in anteprima, retroscena e giocare anche con me, basta che andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziate a seguirmi. Ogni sera siamo in live. Calmi tutti, elicotterino in zona, dietro la zona lì. Non ho idea di dove... cioè, da dove possa provenire, in realtà. Forse da... non lo so, da Misty Meadows?